Benvenuti su CSR7 News, le notizie del 7 ottobre 2024. Bello ma triste è ottobre, affascinante per i vibranti colori caldi dei paesaggi, ricco di profumi e sapori sulle tavole imbandite per festeggiare eventi e tradizioni locali. Nell'Europa di ottobre si combinano aspetti positivi, slancio per nuovi impegni e scadenze di natura politica, economica e culturale, con quelli più tristi, inquietanti come la guerra in Ucraina, in Libano e in Medio Oriente e i disastri naturali. Ottobre sarà dunque l'Europa che mostra da una parte progresso e sfide, cooperazione internazionale, successi nel campo della ricerca e innovazione e dall'altra ancora tensioni sociali e geopolitiche. E così sarà un triste ottobre per la Francia, ad esempio, dove l'inflazione e tensioni sociali destano preoccupazione. Economia che ha risentito degli shock globali, ma ha mostrato dei bei segnali di ripresa. Il governo ha implementato diverse misure per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e le imprese. Saranno invece aumentate le tasse per le aziende più grandi e per i cittadini più ricchi, secondo il piano del nuovo primo ministro francese Michel Barnier. La situazione in Medio Oriente, specialmente in Israele, è molto complessa e delicata, anche perché Israele si trova a combattere da tempo su 7 fronti: Gaza, Libano, Siria, Cisgiordania, Iraq, Yemen e Iran. Lo Stato ebraico è coinvolto dunque in una guerra su gran parte del Medio Oriente, scontro fatto di attacchi e controattacchi tra Israele e Iran. A soffrirne soprattutto il popolo che piange la tragedia di tanti morti, feriti, evacuati. Siamo in guerra contro l'asse del male, dell'Iran, che cerca di distruggerci, ha spiegato di recente il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione video. Per contro, il 4 ottobre Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran, ha affermato che Hezbollah e Hamas, alleati di Teheran, continueranno a combattere contro Israele. Pare, insomma, un inasprimento delle tensioni, alle quali Israele si sta preparando in coordinamento con gli USA in forza all'attacco missilistico dell'Iran. Cercherà forse di colpire siti strategici in Iran. Ma l'Iran ha messo in guardia gli Stati Uniti con il monito «Non intervenite a sostegno di Israele». D'altra parte, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che non sosterrebbe un attacco ai siti nucleari iraniani. Ha aggiunto inoltre che a breve parlerà con Netanyahu. Inutile la richiesta di una risoluzione del conflitto da parte di autorità mondiali e associazioni umanitarie. Il Cremlino esorta tutte le parti in Medio Oriente alla moderazione. Ma come reagirà Israele? Quando finisce la guerra tra Israele e Iran? Resta da vedere il nuovo equilibrio una volta terminato questo conflitto. Oggi che ricorre il tragico anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele, sembra essere alta l'allerta attentati all'interno dei confini dell'Unione Europea e anche in Italia. Sul conflitto in Medio Oriente, che ha acuito tale pericolo, i leader del G7, riuniti di recente a Mirabella e Clano nell'Avellinese, hanno dichiarato: «L'Unione Europea condanna con la massima fermezza l'attacco dell'Iran contro Israele. Questo pericoloso ciclo di attacchi e rappresaglie rischia di alimentare un'escalation regionale incontrollabile che non è nell'interesse di nessuno. L'Unione Europea rimane pienamente impegnata ad abbassare le tensioni e invita tutti ad agire in modo responsabile e con moderazione. Condanniamo ancora una volta con la massima fermezza questi ingiustificati atti di violenza deliberata e ci schieriamo al fianco delle famiglie delle vittime e degli ostaggi presi da Hamas. Nuovi impegni politici in Europa dopo le vacanze estive. Prosegue l'iter della Commissione europea per mettere in pratica il patto sulla migrazione e l'asilo, entrato in vigore l'11 giugno 2024. Suo obiettivo ora è coordinare il lavoro collettivo per l'attuazione delle norme concordate. Entro la fine del 2024 i paesi dell'Unione europea dovranno spiegare in che modo metteranno in pratica la legislazione. Il Partito della Libertà d'Austria, FPÖ, guidato da Herbert Kickl, ha vinto le elezioni legislative del 29 settembre con il 29,2% dei voti e 58 seggi. È la prima volta per l'estrema destra dal 1945.
La vittoria del Partito della Libertà d'Austria ha scatenato proteste. Di fatto, giovedì 3 ottobre, all'esterno dell'edificio del Parlamento di Vienna, ci sono stati molti manifestanti, circa 25.000 persone, soprattutto studenti e gruppi sociali, che hanno chiesto agli altri partiti di non allearsi con FPÖ per governare. Con Kickl, piuttosto, si apre un nuovo capitolo, secondo Anna Corsini di legrandcontinent.eu. L'accettabilità di questo movimento all'interno del quadro politico austriaco, spiega, lo rendono un caso affascinante e sorprendente rispetto a tutti gli altri partiti populisti di estrema destra in Europa. Restano per ora le incognite riguardo le possibili coalizioni per la formazione del nuovo governo. Ma vi sono due possibilità, evidenzia il Sole 24 Ore: grande coalizione antidestra per escludere la FPÖ o popolari che si uniscono a Kickl. Il tutto mentre i populismi continuano a crescere in un'Unione Europea sempre più divisa. Carico fiscale considerevole in Italia rispetto agli altri paesi europei, secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Commissione Europea. A renderlo noto è anche l'Istat. Nel secondo trimestre 2024 la pressione fiscale è stata pari al 41,3%, in aumento dello 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari al meno 3,4%, meno 5% nello stesso trimestre del 2023. Devastanti inondazioni hanno colpito la Bosnia Erzegovina, causate dalle forti piogge che si sono abbattute sul paese il 3 e 4 ottobre e hanno sommerso i villaggi e le città, causando la morte di almeno 21 persone e circa 30 dispersi. Questo disastro naturale ha spazzato via animali domestici e automobili, ha distrutto case e infrastrutture. Il governo della Bosnia Erzegovina ha attivato immediatamente le operazioni di soccorso per aiutare le vittime del recente allagamento. Inoltre ha annunciato fondi di emergenza per aiutare le famiglie colpite a ricostruire le loro case e riprendersi dai danni. A sostegno è intervenuto con una dichiarazione anche il presidente della delegazione per le relazioni con la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo, Davor Ivo Stier. Esprimiamo la nostra profonda solidarietà a tutte le popolazioni colpite da queste devastanti inondazioni, ha detto. Siamo al fianco della Bosnia-Erzegovina. È essenziale che l'Unione Europea, in stretto coordinamento con le autorità locali e i partner internazionali, agisca rapidamente per fornire assistenza. E ha concluso: rimaniamo impegnati a sostenere la Bosnia-Erzegovina nel superamento di questa catastrofe naturale e continueremo a sostenere la solidarietà e il sostegno negli sforzi di ricostruzione. Si intitola Thalassa, Thalassa, la fantasia del mare, la mostra che si tiene al Museo MCBA di Losanna in Svizzera dal 4 ottobre al 12 gennaio 2025. Una mostra che ci mette a confronto con un paesaggio unico, quello del mare, dall'Ottocento ai giorni nostri. Esplora il nostro rapporto con il mare attraverso opere dal XIX secolo ad oggi, mostra come i progressi tecnici, acquario, muta da sub, cinema, eccetera, hanno trasformato la nostra percezione dell'oceano, dalle sue rive fino agli abissi. Organizzato attorno a tre temi, sponde, profondità, abissi, mette in discussione questioni attuali come la preservazione degli ecosistemi. Altro appuntamento a Losanna, sabato 19 ottobre dalle 15.30 in poi al MCBA. Cinque donne commentano i lavori del MCBA nell'ambito della giornata internazionale di sensibilizzazione e prevenzione del cancro al seno. Alle 15.30 i saluti di benvenuto di Cecilia Bovet, mediatrice culturale MCBA, e interventi di Linda Gassuma, coordinatrice di OSE Therapy, uno spazio di supporto adatto al comfort e al benessere delle persone malate di cancro, e del dottor Khalil Zaman, oncologo, medico e responsabile del centro senologico. Alle 16.15 visita la collezione con i partecipanti, alle 17 aperitivo, è un evento gratuito previa registrazione.
Altro evento gratuito, l'Ecotopial, organizzato dall'Università di Losanna e diversi partner, gli Ecotopici, che si terrà il 2 novembre. Questo festival dell'immaginazione ecologica offre al pubblico l'opportunità di discutere e creare insieme mondi sostenibili per il domani e di scoprire come le arti grafiche tentano di risvegliare la consapevolezza climatica. Platform DIS accoglie UNIL e PD FIL per un workshop sul fumetto con una tavola rotonda, battaglie grafiche e un gigantesco affresco che riccheggia la mostra di Uriel Orlow al MCBA. Diversi autori di fumetti hanno raccolto la sfida di mettere a fuoco la crisi climatica con brillantezza e umorismo. Basta incontrarli durante questo festival e creare insieme a loro. Il campionato del mondo di ciclismo su pista 2024 si terrà a Beijerup in Danimarca dal 16 al 20 ottobre. Vincere una medaglia ai mondiali è considerato uno dei più grandi onori nel ciclismo su pista. I vincitori ricevono la maglia iridata, un simbolo di eccellenza nel ciclismo. Previsioni del tempo. Le temperature saranno quasi certamente più basse quest'inverno rispetto all'anno scorso, con clima instabile, secondo i meteorologi in parte a causa del fenomeno oceanico La Niña. Francia, Regno Unito e Scandinavia saranno le regioni più fredde nel mese di ottobre. In Italia avremo inverno più freddo e piovoso, specie al nord, mentre l'Europa sud-orientale e la Spagna rimarranno calde. Anche l'Europa occidentale e centrale sarà colpita dalla coda di diverse tempeste in arrivo dall'Atlantico nelle prossime settimane, fino a circa metà ottobre. Si chiude qui il notiziario. Grazie per l'ascolto.